Cari amici e seguaci del nostro canale, oggi abbiamo qualcosa di veramente speciale da condividere con voi. Ma prima di entrare nel cuore del nostro contenuto, vogliamo chiedervi un piccolo favore che farebbe una grande differenza. Se non lo avete già fatto, vi invitiamo calorosamente ad iscrivervi al nostro canale. È un gesto semplice, ma che ci sostiene in modo straordinario, permettendoci di creare contenuti sempre migliori per voi. Ora, entriamo nel racconto avvincente che abbiamo preparato finora. Una storia di saggezza, insegnamenti zen e la connessione speciale tra il maestro Aki e il suo allievo, Rei. Vi invitiamo a immergervi in questo viaggio e a cogliere i preziosi insegnamenti che offriamo, proprio come maestro Aki e Rei hanno fatto, vivendo nel momento presente e condividendo la luce del zen con il mondo. Senza ulteriori indugi, lasciatevi trasportare dalla magia di questa storia. Buona visione! Molte ere fa, in un remoto monastero giapponese situato tra le maestose montagne, viveva un anziano monaco di nome Maestro Aki. Era noto in tutto il paese per la sua saggezza e la sua profonda comprensione della filosofia zen. Le persone da ogni angolo del Giappone viaggiavano per giorni solo per ascoltare le sue parole e ricevere la sua illuminazione. Un giorno, un giovane monaco di nome Rei arrivò al monastero in cerca di saggezza. Aveva sentito parlare della fama del maestro Aki e desiderava ardentemente apprendere i segreti del cammino zen. Il giovane monaco fu accolto con gentilezza e rispetto, ma il maestro Aki sapeva che per impartire le vere lezioni del zen, doveva condurre Rei in un viaggio profondo all'interno di se stesso. Rei, disse il maestro Aki, hai sentito la frase? Il passato è solo un ricordo, il futuro è solo un'illusione. Il presente è tutto ciò che hai. Questa è la chiave per comprendere il nostro cammino. Oggi, ti porterò in un viaggio che ti insegnerà il vero significato di queste parole. Il maestro Aki guidò Rei attraverso un bosco fitto, dove il fruscio delle foglie e il canto degli uccelli erano gli unici suoni udibili. Camminarono in silenzio per ore, con Rei che cercava di vivere pienamente l'attimo presente, concentrandosi solo sulle sensazioni dei suoi passi e sulla freschezza dell'aria. Poi, raggiunsero un ruscello che scorreva placido tra i sassi. Il maestro Aki indicò l'acqua e disse, «Guarda l'acqua, Rei! Osserva come scorre costantemente, senza indugiare nel passato o preoccuparsi del futuro. È nel suo stato presente, fluido e sereno. Così dovrebbe essere la tua mente». Rei si sedette accanto al ruscello e contemplò l'acqua, lentamente abbandonando ogni pensiero che gli passava per la mente. Iniziò a sentire una profonda pace interiore, un senso di unità con tutto ciò che lo circondava. Le lezioni del maestro Aki proseguirono per giorni. Attraversarono boschi, montagne e stagni, ogni elemento della natura offriva una lezione preziosa. Rei imparò a liberarsi del fardello del passato e dell'ansia per il futuro, concentrando la sua attenzione sul presente. Alla fine del loro viaggio, il maestro Aki e Rei ritornarono al monastero. Rei aveva acquisito una comprensione profonda del zen e un senso di pace interiore che non aveva mai conosciuto prima. Il maestro Aki sorrise a Rei e disse, «Ricorda sempre, Rei, che il passato è solo un ricordo e il futuro è solo un'illusione. Il presente è tutto ciò che hai. Vive in questo momento, e troverai la vera felicità». Da quel giorno in poi, Rei divenne un monaco zen rispettato, e il maestro Aki continuò a condividere la sua saggezza con chiunque cercasse il significato della vita nel presente. Insieme, maestro e allievo diffusero la luce del zen attraverso le generazioni, insegnando agli altri a vivere pienamente in ogni momento, abbracciando il dono prezioso del presente. Gli anni passarono, ma la connessione tra il maestro Aki e Rei rimase forte. Ogni giorno, continuavano a praticare il zen insieme, meditando tra le antiche mura del monastero e condividendo le loro profonde riflessioni sulla vita. Un giorno, una notizia tragica colpì il monastero. Il maestro Aki si ammalò gravemente. Rei lo assistette con amore e dedizione, ma nonostante tutti gli sforzi, la malattia del maestro Aki lo portò alla fine della sua vita terrena. In quegli ultimi momenti, mentre Rei teneva la mano del maestro Aki,
quest'ultimo sorrise debolmente e disse: «Rei, il passato è solo un ricordo, il futuro è solo un'illusione. Il presente è tutto ciò che hai. Non c'è bisogno di temere la morte, perché la vita è un ciclo eterno». Quelle parole rimasero con Rei mentre piangeva la perdita del suo amato maestro. Ma Rei comprese profondamente il significato delle parole del maestro Aki. Anche se il corpo del maestro era scomparso, il suo spirito e la sua saggezza erano sempre presenti nel presente. Rei divenne il nuovo custode del monastero e condivise la saggezza del maestro Aki con tutti coloro che cercavano la via del Zen. I visitatori da ogni parte del mondo continuavano a giungere al monastero, attratti dalla fama di Rei come maestro Zen. Ma Rei era diverso dal suo maestro. Sebbene avesse imparato molto da Aki, aveva sviluppato il suo stile unico di insegnamento. Ogni lezione era un'applicazione pratica del Zen nel mondo moderno, un invito a vivere con consapevolezza e compassione in un'epoca dominata dalle distrazioni e dalle preoccupazioni. Il monastero prosperava e la saggezza del maestro Aki continuava a brillare attraverso il tempo, incarnata nel cuore e nell'anima di Rei e di tutti coloro che venivano a cercare la sua guida. Così, la storia di maestro Aki e Rei divenne leggendaria, una testimonianza vivente del potere del presente e della connessione tra maestro e allievo. In un mondo in cui il tempo scorreva incessantemente, le loro vite erano un promemoria costante che la vera felicità può essere trovata solo abbracciando il momento presente, senza paura del passato o del futuro. E così, cari amici, si conclude il nostro racconto di saggezza Zen ispirato al maestro Aki e a Rei. Speriamo che questa storia vi abbia toccato profondamente e che abbiate tratto ispirazione dai preziosi insegnamenti che abbiamo condiviso. Ricordatevi sempre che il passato è solo un ricordo, il futuro è solo un'illusione, e il presente è tutto ciò che avete. Ogni momento è un dono, un'opportunità per vivere pienamente, proprio come Maestro Aki e Rei hanno imparato. Prima di chiudere, vorremmo chiedervi di fare un piccolo gesto per supportare il nostro canale. Vi invitiamo ad iscrivervi, lasciare un like se avete apprezzato questo video, condividere la storia con gli amici e familiari che potrebbero trarne beneficio, e lasciare un commento con le vostre riflessioni su questo racconto. Il vostro sostegno ci aiuta a crescere e a continuare a condividere contenuti significativi con voi. Grazie di cuore per essere parte della nostra comunità e per aver condiviso questo momento con noi. Ci vediamo nel prossimo video!